in particolare nei vari indirizzi di studio che oggi voi andrete a visitare, perché visiterete i laboratori. Questa scuola conta 17 laboratori che sono molto attrezzati, sofisticati e aggiornati quotidianamente, direi, con dei programmi di ultima generazione, quindi visiterete i nostri laboratori che sono il cuore pulsante della scuola, in quanto i ragazzi sin dal primo anno, accanto al cosiddetto sapere teorico, uniscono anche un sapere pratico all'interno dei laboratori stessi. Quindi oggi noi vi consentiremo, saremo lieti di farvi fare un tour all'interno della nostra scuola per visitare i vari ambienti di apprendimento della scuola stessa. Allora possiamo iniziare questo viaggio all'interno della scuola? Benissimo, allora grazie ai ragazzi che vi accompagneranno nei vari laboratori, potrete visitare i laboratori di informatica e telecomunicazioni, di grafica e comunicazione, di elettronica e di elettrotecnica e di meccanica, meccatronica ed energia. Grazie a tutti per essere stati con noi, noi ovviamente siamo qui anche per aiutarvi per quanto riguarda le iscrizioni. Le iscrizioni si aprono dal 9 gennaio e si chiudono il 30 gennaio e vengono effettuate online, ma qui la nostra segreteria è a disposizione per i genitori, per qualunque problema, per aiutarvi in questa procedura. Ovviamente ci saranno anche degli altri open day nel mese di gennaio, quindi poi vi aspettiamo ancora se ancora avete bisogno di chiarire le vostre idee per quanto riguarda la scelta futura dei vostri ragazzi. Grazie per essere stati con noi, adesso ci spostiamo nei laboratori. Bentrovati amici di RTC e di RTC Scuola, siamo nell'ITTS Scalforo di Catanzaro, questa scuola così importante che visitiamo ogni anno, con la docente di grafica Roberta Petrillo. Ben ritrovata. Ben trovato a te e ben arrivato. Abbiamo già tanti ragazzi provenienti dalle scuole medie che si aprono chiaramente allo Scalforo, che è una certezza per il futuro. Diciamo che è una realtà storica, un punto fermo per la città e per i giovani di questa città, quindi ci auguriamo di continuare il percorso storico mantenendoci all'altezza dei risultati di chi ci ha preceduto, ecco, sicuramente. D'altronde le iscrizioni crescono, salgono sempre di più, quindi vuol dire che c'è una base importante. Esattamente, tra l'altro livello di occupazione, a livello proprio di statistiche fatte rispetto agli ultimi anni sui nostri neodiplomati è ottimale, ci lascia ottime speranze, cioè siamo in linea con il trend del Nord Italia, quindi è un bel traguardo. Noi viviamo la realtà della scuola giorno per giorno, quindi comunque è normale che magari sentiamo un po' il senso di appartenenza. Sì. I ragazzi che vedete a fianco ai giovanissimi sono i nostri studenti della terza C, che invece di trascorrere il loro primo pomeriggio di vacanza a casa hanno deciso di darci una mano per accogliere questo primo gruppo di studenti del giovanissimi. Stiamo facendo fare loro la loro prima esperienza di progettazione grafica. Realizzeranno insieme ai nostri studenti una cartolina augurale per queste feste e una gif animata da condividere poi sulle stories dei social insieme a noi, così da condividere il ricordo di questa prima esperienza. Utilizzeranno Photoshop, Illustrator e ci auguriamo che si lasci un segno positivo a questi ragazzi. Quindi Photoshop e tutti gli altri programmi, cosa si fa qui? Nel nostro percorso noi andiamo a toccare tutto quello che è l'ambito che riguarda la comunicazione visiva, partendo dall'aspetto proprio teorico di studio della teoria della comunicazione e affrontando quella che è la comunicazione visiva a 360 gradi, quindi al di là del pacchetto Adobe, che è quello che a livello strumentale si utilizza, i ragazzi affrontano tutto quello che riguarda la progettazione grafica, inteso quindi la progettazione del marchio piuttosto che di un coordinato aziendale, affrontano tutto quello che è il mondo web e affrontano soprattutto, che è quello che ci sta dando maggiori soddisfazioni, tutto quello che è il mondo video, sia orientato al web che orientato al cinema.
quindi dal montaggio. Perché il futuro è questo. Esatto, al montaggio, l'editing, adesso ci stiamo affacciando anche a Cinema 4D, quindi ad esperienze che vanno un attimino più avanti. Abbiamo comunque il gruppo dei più grandi che ha tanto piacere anche a intrattenersi oltre l'orario curriculare partecipando ad attività di approfondimento, quindi per avere più tempo per lavorare su queste cose, che chi come te lavora in quest'ambito sa bene che quando si comincia un montaggio prima iniziate meglio è, ragazzi, non c'è mai tempo che basta. Prima iniziate meglio è, tu lo sai anche bene. Esattamente, quindi ecco, questo è il percorso, diciamo che cerchiamo di dar loro tutte le basi per poter poi scegliere quale delle tante strade un percorso formativo del genere gli apre. Voi siete studenti di grafica? Sì. Anno? Sono al quinto anno, sto per diplomarmi, sì. C'è già un buon bilancio puoi fare, sì, insomma, di questi 5 anni. Stai già guardando al futuro, chiaramente. Vabbè, è normale. Comunque bisogna anche guardare magari i test d'ingresso, anche la disponibilità magari, e pensare a diventare fuori sede e quindi andare a studiare magari appunto fuori dalla Calabria. Speriamo di no, però, perché comunque le opportunità ora ci sono. Sì, esperienze di vita, sì, è importante farla. È appunto un'esperienza diversa, quindi ambienti diversi, persone nuove, stimoli nuovi anche, soprattutto. Forse no, una realtà tipo Roma, Milano, in questo particolare ambito, danno effettivamente una prospettiva, però, una visione differente. Però mi permetto, e so che parlo con chi in questo mondo ci è nato, non cresciuto, nato direi, con obiettività devo dire, nell'ultimo decennio è molto cambiata Catanzaro da questo punto di vista. Non siamo sicuramente Roma, non siamo sicuramente Milano, non siamo sicuramente Berlino, però è una realtà che è ancora vergine, in cui c'è il giovane ha tanto da fare e tanto spazio per esprimersi, in una città che oggi è molto più predisposta ad accogliere queste novità. Esattamente, c'è tanta carenza di persone che lo sanno fare, quindi ecco, noi che viviamo questo mondo dentro e fuori la scuola questa cosa la sappiamo bene, e quindi io mi auguro che insomma in tanti di loro decidano di rimanere, di continuare, di ritagliarsi il loro spazio come abbiamo fatto noi alla loro età, direi, no? Bene. Nome? Rossella Mondilla. Passiamo tutto il giorno qui a scuola, quindi è diventata una seconda casa, anche una famiglia possiamo dire. Indirizzo grafico e comunicazione. Sì, è una famiglia. Lo risceglieresti? Sì, altre 1000 volte. Sì, senso di appartenenza, perché comunque noi non viviamo la scuola soltanto come ciò che va studiato. Noi siamo rappresentanti di istituto ormai da 2-3 anni e comunque viviamo la scuola in tutta la sua totalità, quindi in tutte le cose che si organizzano, se dobbiamo restare il pomeriggio per fare altri progetti lo facciamo tranquillamente senza problemi, perché è una cosa che ci piace fare, vivere la scuola in questo caso, in queste condizioni, è una delle cose più belle che potesse succedere. Quando sento i miei compagni magari che si lamentano dalle altre parti che non gli piace quello che fanno, io invece mi sento comunque bene realizzato, perché riesco comunque ad esprimermi facendo quello che mi piace. Nome e cognome? Alessandro Lucente. Francesco Romito. Il consiglio, forse anche e soprattutto durante l'open day odierno, è quello di scegliere qualcosa che piace, che appassiona, perché lo si fa meglio. È chiaro che bisogna guardare anche in prospettiva alle prospettive lavorative che può fornire. Io ritengo che oggi il mondo del lavoro sia un mondo particolare, qualunque ambito si scelga, la differenza la fa proprio appunto, come diceva Alessandro, la passione con cui si affronta un lavoro. Io quello che dico quando andiamo sempre con loro due di solito nelle scuole medie a presentare il nostro istituto ai ragazzi, dico sempre: abbiate il coraggio di sognare, cioè voi oggi potete scrivere ancora tutto il libro della vostra vita, tutta la storia della vostra vita. Quindi la storia più bella la scrivete voi, assecondare le proprie passioni, le proprie attitudini, i propri interessi sicuramente diventa il motore per la crescita migliore e anche per quel motore che ti spinge nel momento in cui arriveranno le difficoltà, come arrivano sempre, ma che ti spingeranno a fare sempre meglio. Quindi il consiglio è veramente di assecondare quelli che sono gli interessi e le passioni dei ragazzi. Che consigli avete dato voi ragazzi ai ragazzi che sono arrivati, che stanno arrivando durante questo open day?
Allora, io una cosa che dico sempre è che comunque vivo la scuola appunto giorno per giorno e appunto faccio ciò che mi piace. E per quanto riguarda appunto il mio indirizzo, una cosa che dico sempre è che non sento il peso dello studio, perché comunque faccio una cosa che oltre a comunque ovviamente acculturarmi a livello proprio di studio, di informazioni, mi diverto, insomma, sono contenta di quello che faccio, anche perché do libero sfogo alla mia creatività e soprattutto alla mia passione, che appunto è quella della grafica. Voi che consigli avete fornito quest'oggi? Io una cosa che dico sempre ai ragazzi è quella di non avere paura di sbagliare, perché comunque a quest'età è facile scegliere una scuola piuttosto che un'altra, magari per l'amico o per una qualsiasi altra motivazione. Oltre a scegliere da soli, bisogna scegliere quello che ci interessa al momento, perché se poi cambiamo idea, perché magari ci rendiamo conto che quello che avevamo pensato non è quello che effettivamente è la realtà, possiamo sempre cambiare idea, siamo sempre in tempo. Spesso si fa l'errore di credere che la scelta di una scuola tecnica si traduca in un livello culturale un attimino più basso rispetto a quello che può essere. Credo che le cose siano cambiate da tanto tempo e qui si punta su una formazione di base notevolissima. Che al di là di quelle che sono le indicazioni nazionali, che ovviamente ogni scuola è tenuta a rispettare, la nostra scuola attiva anche tantissime progettualità legate alle competenze trasversali di ogni genere, di ogni tipo, proprio perché il nostro obiettivo è quello di stimolare i ragazzi a 360 gradi e farli crescere attraverso questi stimoli. Quindi loro sono nelle condizioni non solo di passare da un indirizzo all'altro laddove ne sentono la necessità, ma la cosa ancora più importante è che una volta diplomati loro possono decidere di continuare sul percorso tecnico che hanno iniziato a scuola, che sia l'elettronica, l'informatica, quello che è, ma possono anche scegliere medicina, come è successo, psicologia, come sarà per lei, perché aveva queste due grandi passioni, tenterà entrambe le strade e poi deciderà lei poi quando sarà il momento, perché la formazione è tale per cui il ragazzo può essere pronto, e teniamo conto anche che noi li accompagniamo anche nel percorso post diploma con tutta una serie di attività legate anche all'estero, cerchiamo di proprio accompagnarli per mano dall'open day fino a dopo il diploma. La presenza femminile in questa scuola c'è e si sente. Le ragazze noi abbiamo fatto creare ai ragazzi una base grafica, che è quella insomma con le foglioline eccetera eccetera, poi ognuno di loro sta realizzando il suo calligramma, quindi ogni tutor spiega cos'è il calligramma, uno sceglie il suo carattere, poi sceglie il proprio carattere e lo deforma per ricreare l'effetto di una pallina di Natale, quindi andiamo a lavorare su quello che è il disegnare attraverso il testo, attraverso l'uso del font, del carattere. È un piccolo esperimento, un assaggio, una cosa carina che poi noi possiamo stampare e loro possono portar via con sé a casa, e che gli potesse nell'immediato dare un'idea, un assaggio di quello che è approcciarsi a questi programmi. Subito dopo, ecco lì invece hanno già iniziato l'altro, che è la creazione della GIF animata, quindi sempre sulla stessa grafica, adesso loro andranno a ricreare in movimento il disegno. Nel laboratorio di telecomunicazioni con il docente di telecomunicazioni, il professore Giovanni Persi. Ben ritrovato. Grazie, ben ritrovati anche telespettatori di RTC. Dopo due anni che siamo stati fermi per pandemia. Siamo stati sempre. Sì, 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 e noi purtroppo l'attività del laboratorio è stata un po' ferma, purtroppo. Adesso però abbiamo ripreso e abbiamo ripreso alla grande. Vi vediamo sì. Già molto ben organizzati, professore Persi, come del resto. È una costante qui nello Scalfaro. Sì, diciamo che noi abbiamo la fortuna di avere dei ragazzi davvero eccellenti. Quindi adesso noi facciamo un'introduzione con il collega, con l'ingegnere Scordino, e poi saranno i ragazzi a guidarvi un attimino in tutti i progetti che abbiamo realizzato. Ci dica solo questo, professore, prima di lasciarci ai ragazzi, insomma qui si studia chiaramente telecomunicazione. Certo. E di conseguenza nei laboratori cosa fanno i ragazzi? Allora, noi di solito prendiamo spunto per esempio dall'attualità, no? Per esempio abbiamo visto che c'è la guerra, quindi il costo del kilowattora dell'energia in generale è alle stelle. Abbiamo avuto problemi dovuti alla pandemia e quindi siamo stati fermi proprio per questo. E quindi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato proprio di, non dico di risolvere tutte queste problematiche, ma almeno di mitigarle. Cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato prima di tutto un impianto fotovoltaico che ci fornisse energia, diciamo a costo zero,
Questa energia poi va ad alimentare diversi carichi, nel caso specifico abbiamo dei sensori che cosa effettuano? Effettuano il monitoraggio dell'aria nell'aula 9. Perché effettuiamo questo monitoraggio? Perché ci sono studi recenti che hanno dimostrato che c'è una correlazione tra i livelli di anidride carbonica e di particolato e l'incidenza poi proprio del Covid. Quindi noi, tenendo sotto controllo questi parametri, per adesso con un monitoraggio, poi partiremo con la fase attiva, quindi prenderemo un purificatore d'aria che si azionerà in automatico nel momento in cui poi noi supereremo i livelli di soglia. Cos'è questo, professore? Allora, questo qua è un dispositivo di potenza, dovrebbe esserci l'app, ci sarà il professor Argirò che poi lo spiega. Quello è il nostro satellite, sono i nostri primi satelliti realizzati, quello è il secondo con cui siamo andati al Maker Faire di Roma, ci siamo visti un po' di tempo fa per questo. Trasmette in codice Morse questo, avendo l'applicazione giusta poi noi siamo in grado di interpretare quello che viene fuori dal codice Morse. Ha fatto un passaggio importante sul un appuntamento, una fiera che c'era. Sì, c'è stato il Maker Faire nel 2019 in cui siamo stati presenti. Lo scalfaro anche perché è molto aperta come scuola per la partecipazione a questi eventi. Certo, con l'ingegnere Bertucci poi diciamo posso dire che abbiamo vinto anche diciamo le Olimpiadi dell'automazione con gli elettrotecnici 4 anni fa, penso. E quindi diciamo le soddisfazioni che ci danno questi ragazzi sono notevoli. Il professor Argirò adesso tramite l'app ha acceso la lampadina, quindi tramite questi dispositivi riusciamo a comandare da remoto una lampadina piuttosto che dell'altro, dipende da quello che riusciamo a collegare qua come carico. E quindi proprio il campo delle telecomunicazioni, quindi trasmissione a distanza, quindi ci ha dato un esempio di quello che noi facciamo. Un'ultima cosa, i ragazzi di quali classi frequentano questo laboratorio? Allora, questo è il laboratorio di telecomunicazioni, quindi è frequentato dai ragazzi di telecomunicazioni, ma anche, come spiegherà l'ingegnere Scordino, anche dai ragazzi di elettronica. Terzo anno in poi, perché il biennio diciamo è tutto sommato comune, quindi ci sono materie comuni e poi a partire dal terzo anno ci sono le diverse specializzazioni e articolazioni e quindi questo è il laboratorio di telecomunicazioni proprio specifico nel nostro ambito, quindi è la nostra casa, questa è proprio il core delle telecomunicazioni. Grazie al docente Persia che magari ritroviamo, ci dicevano che c'è un ragazzo molto bravo nell'illustrazione, Silvio? Sono io, sì. Procopio. Silvio Procopio, classe? Quinto G. Silvio, sei pronto a guidarci? Sono pronto a guidarvi, noi abbiamo fatto appunto questo progetto. Questo progetto è, quello è lo schema, il fulcro del nostro progetto. Appunto qui vediamo i pannelli fotovoltaici che catturano l'energia solare e la trasformano in corrente. Questa corrente poi va ad alimentare le nostre utenze. Nel nostro caso andiamo a alimentare sia i computer, ma anche la parte sensoristica che è illustrata qui. Nel nostro caso il cuore di tutto è dettato da questa scheda. Questa scheda è una scheda dotata di un modulo Wi-Fi, quindi permette la trasmissione dati anche direttamente sulle piattaforme. Questa scheda è collegata a dei sensori che ci permettono di monitorare alcuni valori dell'aria, quindi la CO2, la temperatura, l'umidità, la pressione, il particolato. Il particolato appunto sono le particelle che troviamo nell'aria. Queste particelle hanno, in base al loro diametro, hanno un'incidenza più o meno significativa sul nostro organismo. Quindi le particelle più piccole sono quelle che danno fastidio a noi stessi e che appunto possono danneggiare la nostra salute. Nello specifico questo trasduttore che vedete qui è un SDS011 che monitora i valori di PM10 e PM2.5. Silvio, tu hai scelto l'indirizzo telecomunicazioni? Sì, ho scelto telecomunicazioni fin da quando facevo le medie, mi piaceva questo ambito e sono contentissimo di essere venuto qui. Sei contento quindi di averlo scelto, lo risceglieresti, lo consigli? Lo consiglio a tantissime persone, però soltanto se vi piace veramente. Non fate mai le cose contro voglia perché le fate male, quindi è meglio non farle. Quello che vedete raffigurato qui è implementato, quindi l'SDS011 in questo caso sta prendendo l'aria dalla valvola d'ingresso e la analizza, le SP32 e poi manda i valori direttamente tramite Wi-Fi sulla piattaforma. Vi faccio vedere. Vedete? Questa è la nostra piattaforma. La possiamo vedere direttamente su internet, quindi è accessibile a tutti. E noi monitoriamo i valori. In questo caso il PM10, il PM,
PM10 e PM2.5, ma anche temperatura, pressione, umidità, CO2 e il TVOC, che è la concentrazione dei gas. Senti Silvio, cosa vi stanno chiedendo i tanti ragazzi già arrivati qui nello scalforo quest'oggi per l'Open Day e chiaramente di conseguenza anche i loro genitori? Quali sono le domande più ricorrenti, più frequenti per il futuro dei ragazzi? Le domande sono a cosa dà accesso la nostra scuola, quindi dà accesso sia al mondo del lavoro direttamente col diploma, se più uno si impegna facendo questa scuola, più ha opportunità, ma anche dal punto di vista universitario da molti sbocchi. Ad esempio, noi possiamo fare tantissime cose perché abbiamo le basi di tante materie, di tanti ambiti, quindi possiamo riutilizzarle a nostro piacimento, e perché nella vita non si sa mai cosa andiamo a fare. Quindi i cambiamenti sono dietro l'angolo e noi dobbiamo saperci adattare. Certamente una certezza c'è, ovvero scegliete bene ragazzi e cercate di farlo nonostante, insomma, a 18 anni non c'è la lucidità che ci può essere a 30, a 28, dai 25 in su, perché ancora magari non avete pienamente compreso le vostre attitudini. Però è importante farsi consigliare proprio per questo da genitori, docenti e anche dagli studenti stessi. E fate soprattutto quello che vi piace, perché come dicevo prima, se una cosa non vi piace meglio non farla, perché la fate controvoglia e male. Fate ciò che vi piace e impegnatevi, perché ne varrà la pena. Questo è l'implementazione di un radar. Che cosa fa il radar? Il radar banalmente rileva degli ostacoli. Questi ostacoli li rileva mandando dei segnali che poi vengono rispediti indietro. Qui troviamo un motore che permette al sensore di girare. Lui manda ultrasuoni, quindi questi ultrasuoni rimbalzano e tornano indietro e viene calcolata la distanza. Noi lo possiamo vedere anche direttamente sul grafico tramite il computer. I valori che il sensore rileva vengono mandati sul PC e il radar, quindi il grafico stesso, riesce a rilevare la distanza. Se io ad esempio avvicino la mano, suonerà e si accenderà il LED e sul grafico verrà segnata tramite una barra rossa che varia la sua lunghezza in base alla scala che io ho impostato. Ho impostato 10, 20, 30 e 40 cm, ma potevo cambiarla a mia discrezione. Questo tramite il codice di programmazione direttamente sviluppato da noi. Quindi io avvicino la mano, lui suona e la barra diventa più o meno lunga. Sì, questi alberelli sono appunto stati realizzati direttamente nella nostra scuola. È stata progettata la scheda che appunto contiene tutti questi LED che si accendono in base a un firmware scritto da noi. Questo firmware appunto serve per rappresentare questo ambiente natalizio ed è appunto, come potete vedere, è stato direttamente scritto da noi e anche la scheda è stata progettata e poi creata tramite, diciamo, una produzione aziendale. Quindi anche questa banale scheda ha del lavoro dietro, molto lavoro, e ogni collegamento deve essere fatto meticolosamente, perché non possiamo collegare le cose come vengono, dobbiamo seguire un determinato schema e un determinato principio che noi studiamo all'interno della nostra scuola. Hai acquisito nozioni, conoscenze, informazioni, ti senti pronto per affrontare il mondo del lavoro? Sì, soltanto dal terzo anno si entra all'interno di questo laboratorio e nel mio caso è stato anche un peccato che sia arrivato il Covid nel momento sbagliato. Ad esempio io il primo anno e mezzo di questo laboratorio l'ho passato da casa, purtroppo. Quindi la preparazione è avvenuta soltanto in questo laboratorio in un anno e mezzo, però soltanto in quell'anno e mezzo sono riuscito a capire tante cose e a proiettarmi per il mondo del lavoro. D'altronde, come dice lo slogan dello Scalfaro che Maurizio ci farà vedere, il tuo futuro inizia oggi, è qui con noi. Angelo Saverio Mazza, Angelo, con questa bella felpa. Grazie. Che senso di appartenenza allo Scalfaro, Arset Lab, lo ricordiamo sempre. Cosa stai illustrando? Allora, qui stiamo mostrando questo plastico di una casa con sistema domotico che viene controllata dal logo della Siemens, quella scheda che potete vedere lì davanti. In questa casa abbiamo varie automazioni, come ad esempio la tenda, che però mi sta dando problemi, quindi non scende. Facciamo finta di... È un dettaglio, questa qui di solito scende, poi viene controllata, se fa vento si alza, se piove si alza pure, per evitare appunto danni. Abbiamo le luci crepuscolari, quindi se fa buio si accendono i faretti, si accendono le luci segnapasso, e se andiamo sul balcone, magari usciamo sul balcone, si accende anche la luce del balcone
senza andare a premere nessun tasto, si accende in automatico. Oltre a questo abbiamo un sistema di allarme molto avanzato, ovvero se noi andiamo insieme all'allarme, come potete vedere da qui vengono visualizzati l'ingresso dell'acqua e l'ingresso del gas nella casa e anche la caldaia. Oltretutto, sì, è un modello che va circumnavigato. Davanti, come vedete, abbiamo le luci interne della casa che appena l'allarme entrerà si spegneranno, perché abbiamo appunto questo sistema. Quanto tempo è stata preparata, pensata, poi costruita questa casa domotica? Che di solito ripiega 2 anni, quindi inizi a farlo nel quarto, te lo progetti, te lo fai per bene e poi nel quinto lo cominci a realizzare, perché questo è un progetto che solitamente poi ti porterai all'esame. Quindi sì, un paio d'anni. Angelo, che classe frequenti? Il quarto. Felice della scelta? Sono dello felicissimo scatto. Della scelta, anche perché diciamo che questa in generale è la mia passione da una vita. Io fin da piccolo sono appassionato di elettronica, proprio mi piace vedere come le cose funzionano. Quindi sì, sono molto contento di questa scelta. Hai già qualche idea per il futuro, universitario o lavorativo? Penso di iniziare a lavorare immediatamente. Penso che proverò a entrare all'Enel o aprire un negozio di riparazioni. Idee chiarissime. Abbastanza, sì. Anche ancora un anno di percorso. Ancora un anno di percorso, dove faremo sicuramente tante esperienze, anche perché è una scuola che ci dà anche molti sbocchi lavorativi, una scuola dove tu esci col tuo pezzo di carta e c'è già, per esempio, lei nella team che prende i ragazzi di quinta e se li porta già al lavoro. C'è anche la possibilità di seguire alcuni progetti, PCTO cosiddetto, certo, alternanza sì. Scuola-lavoro, sì. Di conseguenza anche questo è importante per la crescita del percorso lavorativo, professionale. Certo, la scuola organizza molti corsi di PCTO, come ad esempio adesso stiamo seguendo dei corsi di sicurezza sul lavoro, come può essere appunto il corso nell'Enel, il corso di PCTO alla team, dove andiamo a vedere proprio sul campo cosa facciamo, cosa si fa in quel settore lavorativo. Francesco Talarico, classe quinta G. Sì. Francesco, ci dicevano che guidi molto bene il drone però. Sì, dicono così. Questo qua è il progetto che abbiamo fatto quest'anno. È praticamente un sistema fotovoltaico stand alone con accumulo, il che vuol dire stand alone che non è connesso alla nostra rete elettrica, e stand alone perché, e con accumulo perché abbiamo dunque le batterie. Questo sistema ci permette di fare che cosa? Tramite i pannelli fotovoltaici e la luce solare poter caricare e far funzionare un inverter, quindi poter utilizzare delle utenze, come in questo caso abbiamo collegato il computer, il monitor, degli alimentatori esterni e la lavagna. Guardate che belle immagini, qui siamo proprio nell'area dello scalfaro, sì. No? Questo sistema è composto quindi dai pannelli fotovoltaici, che sono questi qui che adesso... Questo è il terrazzo della scuola? Questo è il terrazzo della scuola, sì, dove abbiamo installato i nostri pannelli. Questi pannelli erogano 1 kW, quindi come massima potenza. Con la luce solare abbiamo una tensione continua che tramite cavo arriva al regolatore di carica. Il regolatore di carica permette di caricare sia le batterie, quindi di mantenerla a una tensione costante di 12 volts, e sia di poter utilizzare, come abbiamo detto, l'inverter. Hai studiato telecomunicazioni? Sì, questo indirizzo qua, ti è piaciuto? Sì, è un indirizzo veramente completo, ci permette di poter anche... usufruire di capacità informatiche, elettroniche, tutto quanto. Lo risceglieresti? Sì. Lo consigli? Certo, è un indirizzo completo, veramente. Ok, quindi dal terzo anno in poi frequentate i laboratori? Sì, ci saranno poi alcune materie come telecomunicazioni, TIPSIT, che ci permettono di poter studiare tutte queste cose qua, sia nell'ambito, diciamo, pratico che nell'ambito teorico. Materia preferita per chiudere? Telecomunicazioni. Laboratorio di tecnologie meccaniche con il docente Domenico Aiello. Professore Aiello, ci ritroviamo dopo lo scorso anno, è stata una chiacchierata lunga lo scorso anno. Ha appena illustrato un determinato processo ai ragazzi. Sì, gli ho fatto capire che nel corso dei 3 anni imparano ad utilizzare, ma soprattutto a controllare, queste macchine utensili che poi sono fondamentali per la produzione industriale. E passano poi nel corso di questi 3 anni a sviluppare delle competenze che li portano a controllare delle macchine di questo tipo, che sono macchine automatiche, quindi a controllo numerico, le programmano
e le fanno lavorare in modo del tutto automatico. Oggi è la giornata dell'Open Day. Quali sono le domande più frequenti e ricorrenti che fanno i tanti ragazzi che abbiamo già visto qui nella scuola? Intanto credo che siano molto affascinati da queste macchine. Sì, soprattutto dalla parte laboratoriale, che poi è la forza del nostro istituto. Il nostro istituto ha 19 laboratori, a meccanica in modo particolare ne abbiamo 4, e quello che ci chiedono i genitori è proprio questo: una volta usciti da questa scuola, quali sono le prospettive? La domanda del secolo. Sì, sì. Ma per fortuna noi abbiamo delle percentuali altissime. Tanti ragazzi già dal primo anno riescono subito a trovare ad entrare nel mondo del lavoro. Tanti si iscrivono all'università con bei risultati. D'altronde ci sono molti progetti, numerosi progetti di alternanza scuola lavoro, sì, PCTO. E numerosi progetti, vedi, lo stesso progetto noi Erasmus. Abbiamo delle collaborazioni in modo particolare con SNAM, con A2A, con Italgas, con Enel. Fortunatamente questi percorsi aiutano tantissimi ragazzi a entrare da subito nel mondo del lavoro. Ultima cosa, professore Aiello, in questo mondo così automatizzato in cui le macchine stanno per sostituire gli uomini, mi viene in mente la metropolitana di Milano, ma non solo quella di Milano, chiaramente, guidata da un computer. Eppure è ancora importante l'azione dell'uomo, sono ancora importanti macchine di un certo spessore come queste. Assolutamente, assolutamente, la figura dell'essere umano è fondamentale. C'è tanta gente che è preoccupata dell'industria 4.0 perché dovrebbe essere tutta robotica, ma in realtà dietro un robot c'è sempre un uomo, quindi ci deve essere chi controlla questi processi. Buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Professore Angelo Infussi, per quanto riguarda l'indirizzo meccatronica, stiamo visitando tanti laboratori. Professore, ci fa una sintesi? Sì, certamente. Allora, io insegno nel Dipartimento di Meccatronica, e è un dipartimento in cui si insegnano varie discipline, come ad esempio la meccanica. In meccanica al terzo anno si studiano gli elementi della meccanica razionale, al quarto anno gli elementi della resistenza meccanica dei materiali, al quinto anno gli elementi della progettazione dei componenti meccanici. Inoltre grande attenzione viene data alle macchine a fluido e alla trasmissione del calore. Poi per quanto riguarda invece altre discipline, come ad esempio DPO, disegno, progettazione e organizzazione della produzione industriale, è una disciplina molto interessante in cui sostanzialmente si insegna allo studente a progettare i vari componenti meccanici, a disegnarli e quindi a farne una prototipazione rapida attraverso una stampa 3D e in seguito a organizzare la produzione di questi componenti. Altra disciplina molto interessante è la tecnologia meccanica, che sostanzialmente insegna allo studente non soltanto a trattare i vari materiali, ad eseguire le varie lavorazioni, ma anche a conoscerne i campi di applicazione delle varie lavorazioni. E poi ci sta la materia sistemi automazione. Ci troviamo nel laboratorio di sistemi automazione, si studiano quegli impianti che servono a sostituire l'uomo nelle azioni ripetitive, pericolose. Quindi sostanzialmente si studia al terzo anno i principi dell'elettrotecnica, si studiano i principi della pneumatica, dell'elettropneumatica, e fino ad arrivare poi in quinto anno con lo studio dei sensori, dei trasduttori e dei PLC, che oggi nell'industria vengono utilizzati costantemente. E i laboratori vengono già frequentati in una disciplina del secondo anno che ha un carattere orientante, che si chiama Scienza e Tecnologia Applicata, dove il ragazzo già può all'interno del secondo anno valutare la propria scelta e corroborare la propria decisione, oppure magari, che ne so, cambiare orientamento di studi. Certamente già in Scienze e Tecnologie Applicate alcuni laboratori vengono utilizzati a scopo orientante, lo scopo è semplicemente orientante, ma da un punto di vista didattico vengono utilizzati costantemente dal terzo anno in poi, perché sono le discipline caratterizzanti l'indirizzo. Un'ultima cosa, quali consigli avete fornito quest'oggi ai tanti ragazzi che sono arrivati qui nello scalforo?
Allora, sicuramente di scegliere la scuola che è l'indirizzo soprattutto che più piace, perché effettuare studi che sono consoni alla propria inclinazione, ai propri desideri, alla propria attitudine, certamente è una cosa molto importante. Poi di studiare dal primo giorno, perché soltanto così si possono superare le proprie difficoltà e migliorare. Grande attenzione viene data in questa scuola nel seguire gli studenti, e quindi questo è un aspetto molto importante. Sia i vari consigli di classe, sia la scuola tutta, l'organizzazione, sicuramente segue ciascuno studente con molta attenzione. Quindi questo che è un punto di forza della scuola. Ma buon lavoro. Tutti gli indirizzi. Grazie, arrivederla. Professoressa Cinzia Galasso, referente per quanto riguarda l'inclusione, che è un altro termine chiave qui nello Scalfaro. Allora, la nostra è una scuola inclusiva. E abbiamo alunni in tutte le classi, quasi in tutte le classi, alunni con disabilità, alunni più genericamente con bisogni educativi speciali. E tra questi alunni appunto vi sono quelli con dislessia, quelli con bisogni anche temporanei, alunni stranieri. Per tutti questi ragazzi noi predisponiamo all'inizio anno, d'intesa chiaramente con la famiglia, dei piani personalizzati che aiutano i ragazzi ad arrivare ad avere un successo formativo in pieno. In particolare per gli alunni stranieri abbiamo anche attivato un corso di lingua italiana, per cui il pomeriggio con dei docenti specializzati imparano la lingua italiana, nonché hanno anche un supporto didattico, quindi vengono aiutati proprio a fare i compiti. Questa è una cosa importante. Sì, no? È una cosa importante perché chiaramente gli stranieri stanno aumentando. Abbiamo ragazzi in una zona, una scuola di un'area centrale. Esatto, abbiamo studenti di parecchie nazionalità, per cui questo corso di lingua italiana li aiuta chiaramente a integrarsi perfettamente. I corsi di inclusione come cambiano negli anni e come prevedete possano cambiare nel breve periodo? Sì, i percorsi di inclusione chiaramente sono sempre più personalizzati, quindi adeguati al ragazzo. Noi li aiutiamo anche in accordo con la provincia, abbiamo l'assistenza anche il trasporto, per cui i ragazzi con disabilità le cui famiglie ne facciano richiesta hanno diritto ad essere accompagnati a scuola e riportati a casa. Inoltre, oltre all'insegnante di sostegno, hanno proprio un educatore che riesce a coprire le ore in cui eventualmente sarebbero scoperti. Quindi perfettamente integrati, una scuola pienamente inclusiva che realizza proprio concretamente quello che è il diritto allo studio. Bene, allora completiamo questo ampio e variegato tour all'interno dello Scalfaro in questa giornata di Open Day, giovedì 22 dicembre, con la professoressa Alessandra Frio, docente e collaboratrice del dirigente scolastico, che salutiamo sempre. Professore Vito Sanzo, ben ritrovata. Buonasera, grazie, benvenuti a voi di RTC. Vi ringraziamo anche a nome del dirigente scolastico per essere qui con noi questa sera per il primo Open Lab Day del nostro istituto. Tanta gente, professoressa Frio, abbiamo notato, siamo arrivati intorno alle 15:30, insomma c'era e c'è un ottimo flusso di ragazzi provenienti chiaramente dalle scuole medie che iniziano a farsi un'idea, poi chiaramente c'è tempo per valutare, per decidere, ci saranno altri Open Day nel mese di gennaio. Sì, abbiamo avuto una bella affluenza di ragazzi e di genitori, questi ragazzi delle terze classi della scuola secondaria di primo grado che sono chiamati a scegliere dal 9 gennaio al 30 gennaio il loro istituto secondario di secondo grado. E oggi siamo qui per illustrare la nostra offerta formativa, per far visitare ai ragazzi e ai genitori la nostra scuola e, come avete potuto anche vedere, soprattutto i laboratori che sono il cuore pulsante della nostra attività formativa. Alcuni dei laboratori sono fruibili dal terzo anno in poi, ma invece in altri si inizia subito sostanzialmente. Sì, in questa scuola già dal primo anno si utilizzano i laboratori, perché la nostra scuola basa l'attività didattica proprio prevalentemente sull'attività dei laboratori, che non sono soltanto un luogo fisico. In questa scuola ne abbiamo 17 laboratori, ma sono proprio una metodologia didattica che la nostra scuola abbraccia e utilizza quotidianamente.
E allora andiamo agli indirizzi, professoressa Frio, meccanica, meccatronica ed energia, elettronica ed elettrotecnica, grafica e comunicazione, informatica e telecomunicazione, li abbiamo visitati tutti, insomma i tanti laboratori qui presenti nello Scalfaro. Insomma, le competenze, le nozioni che si acquisiscono sono numerose. Sì, al terzo anno i ragazzi appunto scelgono il loro indirizzo. Noi abbiamo quattro indirizzi che, come ha detto lei, sono informatica e telecomunicazioni, grafica e comunicazione, elettronica ed elettrotecnica, meccanica, meccatronica ed energia. In questi laboratori i ragazzi acquisiscono quelle competenze che sono poi spendibili sia a livello universitario ma anche per quanto riguarda il loro inserimento nel mondo del lavoro. Sbocchi lavorativi, che poi di fatto è la domanda più frequente, più ricorrente e anche più giusta. Certo, perché la nostra scuola consente ai ragazzi di avere quella preparazione per poter sia proseguire eventualmente all'università, in tutte le facoltà universitarie, ma anche di potersi collocare nel mondo del lavoro, tant'è che abbiamo avuto dei dati molto confortanti, proprio dati ultimi dal Sistema Nazionale di Valutazione, per cui i nostri diplomati dopo un anno dal diploma sono utilmente collocati nel mondo del lavoro e già proprio nei settori e negli indirizzi per cui si sono preparati. Il diploma nello Scalfaro è valevole per qualsiasi percorso universitario? Assolutamente sì. I ragazzi si iscrivono a qualsiasi facoltà universitaria, anche se i dati ci dicono che prevalentemente si iscrivono nelle facoltà di ingegneria, di quella che è definita l'ingegneria industriale e della comunicazione. Il dirigente Sanzio, e chiaramente anche voi come linea di indirizzo, insomma, c'è anche da molti anni ormai un percorso anche fatto di PCT, alternanza scuola-lavoro, e numerosi progetti che prevedono anche dei viaggi. Certo, il progetto Erasmus Plus è un progetto che fiora all'occhiello del nostro istituto, come sapete è un progetto di mobilità transnazionale, per cui non soltanto i ragazzi ma anche i docenti, tutto il personale è coinvolto in questi viaggi che prevedono non soltanto un soggiorno all'interno dei paesi europei, il che vuol dire certamente approfondire la conoscenza linguistica e quindi anche il dialogo interculturale, ma per noi significa anche PCTO, vuol dire che i nostri ragazzi vengono ospitati all'interno di un'azienda, di un'impresa a livello europeo e quindi riescono ad acquisire anche quelle competenze chiave europee che poi vanno ad arricchire il loro profilo in uscita dal nostro istituto. I ragazzi sono sempre più consapevoli, no, di questo percorso che li arricchisce, di queste nozioni, conoscenze e formazione ad ampio raggio che insomma acquisiscono qui. È proprio il caso di dire Arset Labor qui. Assolutamente sì, è una scuola che cura la persona dello studente a 360 gradi, per cui i ragazzi si sentono curati all'interno della scuola con una varia ampia progettualità che consente loro di acquisire le competenze giuste per poi poter affrontare la vita, il lavoro e il mondo fuori anche dalla scuola. Quali sono stati i consigli che avete fornito quest'oggi? Il consiglio prevalente è quello di seguire le proprie attitudini, di seguire le proprie inclinazioni, le proprie passioni e di studiare, perché oggi la società del lavoro comporta di acquisire delle competenze sempre più specialistiche, per cui lo studio deve essere veramente un impegno importante per i ragazzi. Possiamo salutarci per quanto riguarda questo primo Open Day nello Scalfaro, il tuo futuro inizia oggi, è qui con noi, potremmo concludere così? Sì, perché noi prendiamo in carico tutte le esigenze formative dei ragazzi sin dal loro primo arrivo qui nella scuola e li accompagniamo con attività di orientamento, di supporto, di accompagnamento lungo tutto l'arco, diciamo, dei loro studi, e anche dopo il diploma li accompagniamo per quella che sarà la loro scelta e il loro prosieguo nel mondo lavorativo o universitario. Ci ritroviamo a gennaio qui sempre su RTC, abbiamo già la data? Sì, a gennaio avremo due altri appuntamenti di Open Day qui nel nostro istituto, il 21-28 gennaio, poi daremo ampia comunicazione di questo attraverso tutti i nostri canali istituzionali e anche i nostri social. Grazie alla professoressa Frio, e valutate questa ampia e variegata scelta e offerta dello Scalfaro che
insomma, è importante per il futuro. Grazie, a presto. Grazie, grazie a voi di essere stati qui con noi, di aver dato visibilità alla nostra scuola, e vi aspettiamo per i prossimi appuntamenti. E soprattutto vogliamo in particolare salutare e ringraziare i genitori e i ragazzi che sono stati oggi qui con noi e hanno voluto conoscere la nostra scuola.